Swissquote Ltd, detenuta il 100% dei Swissquote Bank, il gruppo capitalizza oltre 500 milioni di franchi in borsa, ha raccolta per oltre 10 miliardi di franchi, quindi oltre che un intermediario regolamentato dalla Financial Conduct Authority, è iscritto all'albo in tutte le società, gli istituti di vigilanza dove facciamo business. Tra l'altro, mi raccomando, controllate sempre la parte inferiore di un sito, per vedere la regolamentazione, e poi quello che potete fare è andare proprio sul sito del regolatore, come ad esempio la Consob o la Financial Conduct Authority, per assicurarvi che effettivamente l'intermediario con cui fate trading è regolato. Questo è assolutamente importante. Inoltre, Swissquote, oltre ad avere la regolamentazione, oltre ad aderire alla regolamentazione della Financial Conduct Authority di Londra, è anche detenuto al 100% appunto da un gruppo bancario svizzero, quindi c'è una certa solidità, questo è davvero molto molto importante. Ricordo che tutte le attivazioni di nuovi conti che avverranno e verranno concluse, quindi con i fondi già sul conto trading entro il mese di maggio, quindi ormai manca davvero poco, beneficeranno anche di un accredito extra di 100 euro sul proprio conto trading, oppure potete anche ricevere 80 sterline, quindi un controvalore di circa 115 euro per fare shopping nel Manchester United Shop. Ok, questo lo potete fare. L'importante è che attiviate il conto entro il mese di maggio, mi raccomando, però tutto deve essere completato, quindi bisogna anche ricevere i fondi, quindi fate tutto subito, non perdete tempo. Tra l'altro, beneficiate anche tra le migliori condizioni di trading con spread su euro dollaro, dollaro yen o di USD, che sono le valute più liquide, a partire da 0,8 soltanto. Vi ricordo che non siamo market maker, l'esecuzione avviene direttamente sul mercato interbancario. Questo è davvero molto importante da ribadire. Datemi tutti conferma, per favore, via chat, che mi vedete e mi sentite tutti bene. Daniele dice: ciao grande Stefano, tu mi hai insegnato molto, grazie, prego. Lanfranco, il tuo indirizzo email che non trovo più, stefano.gianti@squisscot.com. Datemi conferma in chat che partiamo, voglio che sia un seminario davvero molto operativo. Martedì scorso, prima dell'Italian Trading Forum a Rimini, è sempre un piacere avere la possibilità di dare un volto a molte voci che sentiamo frequentemente al telefono, quindi sono sempre belli questi eventi e anche molto importanti. Martedì scorso in un webinar abbiamo parlato di fractals, la teoria di Bill Williams, eccetera, abbiamo spiegato una strategia operativa che tra l'altro abbiamo proposto esattamente, praticamente al contrario di quello che fa Bill Williams nel suo libro, dove lui dice di tradare il pattern dei fractal all'interno del canale. Quindi mi raccomando, chi non avesse mai visto il seminario precedente, lo vada a vedere sul nostro canale YouTube. Poi, per carità, potete anche chiederci informazioni via mail info@squisscuote.it. In basso a destra ci sono i nostri link dei social, l'ultimo, questo rosso, c'è scritto YouTube, cioè non c'è scritto, però è YouTube, fidatevi, eccolo qua. Trovate anche questo seminario sui fractal. Comunque, adesso andiamo Bene, a buonasera a tutti. riprendere il concetto, è chiaro, però voglio essere assolutamente operativo, quindi se avete domande, spunti operativi, siamo qua apposta, boom, partiamo. Bene, ho ricevuto innumerevoli conferme sulla qualità di audio e video, quindi sono contento, grazie. Allora, beh, qua c'è un grafico del gold in euro, semplicemente perché questa mattina ho fatto il seminario da questa postazione, come al solito, e quindi avevamo questo grafico. Ho inserito un minuto prima del seminario il mio template del fractal, però facciamo così, cancello tutto e lo mettiamo insieme. Allora, prima di tutto vi dico questo: il fractal è un pattern, è un indicatore che c'è. Bill Williams, fractals, c'è nella MetaTrader. Io, per un motivo forse anche stupido, preferisco utilizzare questo canale che ho trovato in internet, ho già avuto modo di testarlo, verificarlo, nel senso che i livelli evidenziati sia dal fractal della MetaTrader che da questo indicatore personalizzato, che però ho trovato in internet, non abbiamo creato noi, ma vedete, evidenzia gli stessi livelli, quindi non si è inventato nulla assolutamente questo indicatore. L'unica cosa che fa è semplicemente quella di tirare delle linee orizzontali sul fractal. Quindi vedete dove lo stesso punto evidenziato dalla freccetta del fractal, di cui abbiamo parlato ampiamente nella puntata precedente, come si dice, viene praticamente viene evidenziato da questo canale. Quindi graficamente avete semplicemente il canale, che è molto più comodo, perché dato che si fa trading sui breakout, è molto più facile anche a livello visivo
È molto più facile a livello visivo vedere la fuoriuscita da canale piuttosto che la rottura a rialzo di una freccia. Quindi il motivo, diciamo, è stupido, però preferisco avere l'evidenza della linea orizzontale. Ok, però è normale che uno può utilizzare tranquillamente l'indicatore proposto dalla Meta3 stessa, e i livelli sono sempre quelli. Allora, beh, giusto per iniziare a parlare di operatività, ricordo che il fractal molto velocemente. Comunque è sempre meglio ribadirlo, dopo avervi anche ricordato che tutte le informazioni fornite per Prima Espressa in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consiglio per attività di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate, che è sempre opportuno. Velocemente, spieghiamo che cos'è il fractal, però rispieghiamolo. Questo è un seminario operativo, però un minimo di teoria, giusto per chiarire le idee a tutti, devo farla. Il fractal è un pattern a 5 candele. Il massimo del pattern è rappresentato dalla terza candela, ho quindi un trend e il successivo ritracciamento. Questo sarebbe il fractal, però andiamo direttamente sul grafico. Come lo evidenziamo? Allora, supponiamo che c'è un movimento di prezzo, poi c'è una candela che evidenzia un massimo e poi c'è il ritracciamento. Questo livello qua è quello che, se rotto rialzo, mi dà uno spunto operativo di breakout rialzista. Quindi, se una candela successiva, una delle tre candele successive, va a rompere a rialzo quel livello, in qualsiasi momento, non sono in chiusura, si può entrare a mio avviso direttamente sul breakout. Ho notato che nel corso del tempo, alla fine, è quello che paga di più. È normale che a volte ce ne si pente, nel senso che purtroppo anche qua non tutti gli eseguiti vanno a take profit, anzi, molti eseguiti ovviamente vanno a stop loss, o molti eseguiti, circa il 30%, vengono chiusi a zero, perché io ho spiegato, dedicandoci un bel po' di tempo l'altra volta, come bisogna gestire poi anche il rischio della posizione con il semplicissimo indicatore ATR, che in tanti casi ci aiuta molto, nel senso che ci fa avere un trailing stop basato sulla volatilità dello strumento finanziario. Il vantaggio dell'utilizzo di questo indicatore è che io non mi devo inventare un numero per spostare il mio stop loss, dire sposto ogni 10 pips, ma a seconda della volatilità del numero che mi restituisce questo indicatore, io posso dire ogni tot pip vado a spostare il mio stop loss, e questo numero di pip lo vedo direttamente, o di punti, lo vedo direttamente dall'indicatore, perché è normale che a seconda dello strumento finanziario che utilizzate e a seconda del time frame che utilizzate, è lecito avere un livello di stop loss o un livello di take profit diverso di volta in volta. Però non è che ci dobbiamo inventare noi un numero, cioè sposto lo stop ogni 7 pip, ogni 10 pip, ma questo valore ci viene restituito dal mercato. Quindi l'ATR è un modo per misurare la volatilità di questo strumento finanziario su questo time frame che ho sul grafico in questo momento. Ok? Questo è molto molto interessante. Datemi conferme che mi sentite bene, perché Agostino dice: potreste informarmi di cosa sta accadendo? Non sento niente. Piuttosto, guardate, riavviate la sessione se non sentite bene, perché già in molti mi hanno confermato che si sente bene. Ora lo scrivo anche sulla chat. Piuttosto, riavvia Agostino. Daniele mi dice: qualche analisi su Coffee? È uno strumento, una commodity che non offriamo. Abbiamo come materie prime il gold e il silver, che ho quotato in 7 valute diverse, il Brent e il WTI, i Ting Oil e il Natural Gas, che tra l'altro sono anche belle volatili. Perfetto, Agostino mi dice, ho riavviato, adesso funziona. Bene. Allora, giusto per commentare, comunque il pattern è semplicemente questo, vedete che è evidenziato sia dalla freccetta, verso il basso in questo caso, che, come dicevo prima, dalla linea, in questo caso blu. Quindi la fuoriuscita di quel livello si può tradare in breakout. Quindi praticamente il segnale operativo in questo caso, questo è un 4 ore che sulle valute, sulle materie prime è fantastico, quindi su questa linea blu, sul breakout di questa linea, tac, posso tradare il breakout, quindi in questo caso uno short, ok? Già all'interno del pattern si può mettere un livello di, in questo caso, sell stop, ok? Quando quel livello viene rotto, al ribasso in questo caso, scatta il segnale operativo, lo stop loss può essere messo semplicemente dalla parte opposta del pattern dove ora tratteggio. Ok? Quello che mi raccomando è di gestire la posizione in maniera dinamica basata sulla volatilità dello strumento finanziario, come dicevamo come abbiamo detto finora. Quindi, se lo strumento finanziario mi rompe il ribasso, appena fa un movimento pari
all'ampiezza del valore della TR, che per essere precisi, la MetaTrader, a parte il fatto che ci mettete il mouse sopra, ve lo dice, però se volete cliccare su questa iconcina qua, col mirino, per capirci così, che tra l'altro si chiama nella MetaTrader finestra dati, mettete il mouse sopra, vedete che vi dice tutti i valori di quella candela, quindi vi dice la data, l'orario. Poi vi restituisce i quattro valori della candela, quindi l'apertura, il massimo, il minimo, la chiusura. E poi vi dice se avete degli indicatori, i valori di quegli indicatori che ci sono sul grafico in questo momento. Quindi la TR è 4,68. Ok? Quindi io cosa dico? Appena il mercato si muove di 4,68, ci sono due possibilità. Quella che utilizzo io è questa, la prima. Quando il mercato si muove di 4,68, cosa fate? Spostate lo stop loss dal livello di ingresso, e questo era uno short, abbiamo detto di metterlo da parte opposta del pattern, quindi dove ero a tratteggio, quindi al di là dell'altra linea del canale del fractal, ok? Lo spostate a zero. In questo modo cosa succede? Due cose, il mercato o va su o va giù, per la legge della gravità. quindi, cosa fate? Togliete il rischio dal mercato. La prima cosa che bisogna fare, a mio avviso, è pensare alle perdite, che i profitti arriveranno da soli, perché se uno pensa solo ai profitti, sicuramente perde un'attività di trading. Se uno inizia a pensare a non perdere o perdere il meno possibile, limitare le perdite, fare tutto possibile senza esagerare per limitare le perdite, inizia anche a fare profitti. Quindi, appena il mercato, in poche parole, si muove a favore in punti del valore espresso dall'indicatore ATR, io il mio stop loss, che inizialmente è dalla parte opposta del pattern, lo prendo e lo metto a zero. Poi beh, mi pago anche un cappuccino, la brioche e un po' di spread anche, ok? Quindi se sono entrato short a 1094, lo metto a 1093,60 o cose del genere, ok? Quindi mi assicuro anche di ripagarmi almeno lo spread, lo slippage, eccetera, eccetera. Gigi mi chiede: salve, sono Roberto Ritardo, potrei sapere cosa sono la linea rossa e la linea blu e come si inseriscono? È proprio l'indicatore Fractal Channel che distribuiamo, tra l'altro non è stato creato da noi, ma lo abbiamo spiegato ampiamente in un seminario precedente. Quindi, se non hai avuto modo di seguire il seminario precedente, segui tranquillamente questo. Poi dal nostro canale YouTube, che trovi su squeezecode.it in basso a destra, ti vai a rivedere il seminario vecchio, oppure me lo chiedi via mail stefano.gianti@squeezecode.it, e poi magari te le rivedi tutte e due con calma, se hai pazienza di farlo, o comunque ci possiamo sentire al telefono. Comunque, ritornando al discorso principale per tutti, come si opera? Si opera gestendo bene il rischio, quindi viene fatto il breakout. La logica di strategia di breakout, a mio avviso, questa è la mia modestissima opinione, la mia modesta esperienza, è non porti un limite, nel senso, abbiamo parlato mese scorso di regressione lineare, che è un'altra ottima strategia. Quindi, ad esempio, già perché inizi a fare trading? Attivarsi con la regressione lineare e con una strategia di questo tipo di breakout, questa sul fractal, è ottimo, perché tu hai da una parte una strategia come la regressione lineare, che fa trading sul ritorno verso la media, quindi ti paga molto su un mercato laterale, su comunque anche. È una strategia trend follower, perché se il canale ha una certa direzione, tu prenderai i trade solo nella direzione del frame di fondo, del trend, ok? Quindi il canale di regressione lineare è una strategia che approfitta sia da una strategia trend follower, ma anche una strategia di movimento normale tra supporto e resistenza. Poi ci puoi associare un'altra strategia nel tuo arsenale di trading. Uno, che so, dice utilizzo 4-5 strategie massimo, non di più. Quindi già regressione lineare e una strategia di breakout come questa sui fractal va benissimo, ok? Così hai sicuramente nei periodi di lateralità o di comunque anche di trend il canale di regressione lineare che ti può pagare bene. Nei periodi invece più selvaggi, sulle notizie, o comunque quei periodi più marcatamente in trend, come vediamo anche sull'euro dollaro da 2 giorni, che fai molti pips con una strategia come questa di breakout. Poi, in questo caso, invece, quando ci sono movimenti dove il mercato inizia a lateralizzare troppo e una strategia di breakout come questa soffre, vai a riparare quel drawdown anche appunto da una strategia come il canale di regressione lineare. Quindi sono due modi di fare trading che possono essere uniti tranquillamente, in modo che uno possa anche limitare i drawdown dell'altra strategia. Ok? Perché una strategia come questa di breakout è una strategia, diciamo, violenta, nel senso che ti fa guadagnare
meno del 50% dei casi, cioè tu sai che un trade molto probabilmente lo chiuderai a zero, che è probabile qua in una strategia come questa, per esperienza vi dico che avviene grosso modo nel 30% dei casi che chiudete a zero, se lavorate spostando lo stop come dico. Guadagnate magari nel 30% dei casi, quindi magari nell'altro 40% perdete, però quando guadagnate, in alcune strategie guadagnate una volta l'ATR, due volte l'ATR, che è una cosa normale. In alcune eseguiti guadagnate 5, 6 volte l'ATR, è lì che vi fa fare, diciamo, la differenza. Ok, quindi poi bisogna anche prendere un bel po' di eseguiti. Non è che domani fate un trade, vi va bene, dite no, sta strategia è fantastica, o fate un trade e vi va male, dite no, sta strategia non la uso più. È normale che come tutte le strategie potete fare backtest, tutto quello che volete, potete fare eseguiti, però dovete effettivamente farne un po', ok? Eriberto dice, la piattaforma prevede ordini OCO, posso impostare contemporaneamente sell, buy, stop? La risposta è... di base sulla gestione del trade una volta aperto sono tutti ordini OCO. Diversamente, se vuoi impostare un buy stop e uno stop sell, lo puoi fare tranquillamente. Abbiamo sempre anche sul nostro canale YouTube, che trovate in basso a destra sul nostro sito, anche dei video brevi che spiegano proprio come utilizzare la piattaforma. Sono qua in fondo: MetaTrader, impostazione, layout e personalizzazione. Questo è proprio un seminario pieno di 1 ora e 24, questo qua è più corto, 14 minuti e 22 secondi, impostazione layout MT4, quindi a seconda della voglia di conoscenza che avete, se avete più fretta, magari iniziate a conoscere la piattaforma, vedete questo più breve. Quando diventate un pochino più pratici, iniziate a farvi qualche domanda in più, guardate questo da 1 ora e 24, potete anche vederlo ovviamente 10 minuti una volta, 10 minuti l'altra. E così sapete tutto sulla piattaforma, come gestire il portafoglio, come, che ne so, farvi una demo, come crearvi una lista degli strumenti personalizzati e come gestire tutti gli ordini, e i trailing stop incluso. I trailing stop in questa strategia è importante perché vi dicevo due possibilità: quando entrate, o una volta che il mercato vi va a favore di un ATR, quindi 4,68 punti come in questo esempio, voi cosa fate? Spostate lo stop loss, prendetelo, spostate. Oppure un'altra cosa che si può fare, che è leggermente diverso, ma è sicuramente più comodo da gestire, è utilizzare il trailing stop, così non dovete stare lì a modificare manualmente il vostro ordine. Cioè il trailing stop funziona così: una volta che inserite il vostro short, mettete il trailing stop e gli mettete proprio il valore dell'ATR qua sotto. Ok? Così cosa succede? Se il mercato vi va a favore, il trailing stop da MetaTrader si inizia a spostare quando va in profitto, giustamente, poi tra l'altro così come deve essere. Quando il mercato vi è a favore di almeno l'ATR, lo stop inizia a spostarsi. Così lavorate bene con questa strategia. Non è proprio la gestione a scalini come dico io, perché io dico con questa strategia di dire, ok, appena mi va a favore di l'ATR, sposto lo stop come abbiamo fatto. Quindi da qua, se siamo short, lo sposterò qua. Poi quando si sposterà ancora a favore di un altro TR, quindi prima guadagno 4 punti, che sul gold non sono pochi, e sposto lo stop. Poi quando ne guadagno ad arrivare altri, quando inizio a guadagnarne 8, quindi altri 4, sposto lo stop e mi assicuro 4 di profitto. Quindi poi cosa succede? Che quando il mercato ritraccerà di almeno 4 punti, che è il valore della TR, verrete buttati fuori. Questo è il mio modo di ragionare a gradini su una strategia di breakout come questa. Quindi, qua parte un trend, fa 4 punti. Spostate lo stop al livello di ingresso. Se il mercato ritraccia, come sta facendo in questo caso, non ci è ancora arrivato, però se arriva qua, vi prende lo stop e uscite a zero, vi pagate lo spread, vi pagate il cappuccino brioche, cioè uscite a zero. Ok, non avete fatto nulla, ci avete provato. Però questo vi assicuro che è un modo magari noioso, però efficace, perché è sempre meglio uscire a zero piuttosto di dire che poi il mercato mi va dall'altra parte e mi butta fuori con una perdita di X punti, che in questo caso tra l'altro sarebbero 8. Ok? Avete lo svantaggio con questa gestione che voi a priori non sapete esattamente il rischio e il rendimento della strategia, però tutto sommato è relativo, perché comunque lavorare su breakout, lavorate su movimenti esplosivi di prezzo, quando c'è un movimento forte, tipo dollaro yen questa notte, notizia importante che ha un movimento
diverso dalle aspettative, voi siete sicuri che a quel trend ci state dietro. È anche giusto dire che se un momento dice ci può essere poi il ritracciamento, vi butta fuori subito, magari vi butta fuori zero, per carità. Però quando parte un trend forte, sparato, deciso, voi ci state dietro sicuramente. Non limitate con un take profit il vostro profitto massimo. Perché tanto guardate che anche limitare profitto ha i suoi svantaggi, perché a volte è capitato tutti che guadagnate 10, poi chiudete la posizione perché avete preso il take profit, poi avete detto, oh cavolo, avessi tenuto aperto avrei guadagnato 30. È normale che per ogni cosa che fate c'è vantaggio e svantaggio, per carità, con strategie di breakout esplosive come questa vale la pena decisamente lavorare così, senza take profit. Con strategie di ritorno verso la media, come pattern sulle bande di Bollinger o la regressione lineare di cui tanto abbiamo parlato il mese scorso, invece bisogna avere un take profit fisso, perché se un ritorno del prezzo verso la media o una strategia di ritorno verso la media, una volta che arriva verso la media mi prendo il mio profitto e finita lì, ok? Questo invece è un euro-dollaro 4 ore, il più classico degli strumenti. Il 4 ore è un time frame che raccomando molto sulle valute e anche in particolare appunto proprio con questa strategia benissimo. Non andate sul minuto perché il minuto vi disfa completamente, almeno anche con questa strategia. Dal 15 minuti in su vi consiglio, 15 minuti in particolare è anche un ottimo strumento, un ottimo time frame per il DAX in particolare, ok? Quindi andiamo a vedere Eurodollaro cosa sta accadendo in particolare in questo momento. L'Eurodollaro già da ieri è abbastanza in trend, andiamo a capire se con una strategia di questo tipo di breakout abbiamo degli spunti operativi in questo momento. Allora, spunti operativi in questo momento preciso, almeno su 4 ore, non esattamente perché è già scattato un segnale da 1,0955, però vedete, la logica è proprio questa. Anzi, scusate, qua ho detto una cavolata. Beh, ormai ci ho messo il mouse sopra. Qua, questo lo usiamo anche per fare un po' di accademia e tornare a fare un po' di esercizio. Qua, in realtà, il segnale operativo era già scattato qua, sulla rottura di 1,1099. Ok? Perché capite che il fractal è questo. Questo è il massimo, evidenziato anche dalla freccia, e questo è il minimo. Ok? Poi vedete che questo minimo si è aggiornato, quindi voi dovete sempre considerare, come dicevo nel seminario teorico del fractal, l'ultimo minimo e l'ultimo massimo. Ok? Infatti la logica è tutto quello che è successo in passato non mi interessa più niente, io considero sempre questo livello e quest'altro livello, quindi uno sopra e uno sotto. Quando c'è una fuoriuscita da uno di quei due livelli, quelli evidenziati dalla freccettina o dal canale, è uguale, io faccio trading, ok? Quindi capite, ora è più facile perché l'ho evidenziato anche io in rosso. Quando va qua su o quando va qua giù, c'è una rottura da qualche parte e seguo il trend. È tutto sommato quello che si fa anche con delle figure più classiche come il triangolo, il canale, il cuneo. Sono rotture di pattern e si tratta sulla fuoriuscita, sono esplosioni di volatilità. La logica è sempre quella. Qua di base sono sempre tutti canali orizzontali. Robin mi dice quale ATR si usa? Quello relativo alla barra del fractal o quello relativo al breakout? Quello relativo al breakout in quel momento lì. Questo è interessante. Io vedo l'ATR di quella candela che fa il breakout. Tieni presente che anche se usi quella candela prima non cambia molto, quindi dato che lì la volatilità. Alessandro dice. Sono arrivato tardi anch'io, posso chiedere che indicatore è quello sul grafico, il fractal? Poi comunque, come dicevo, c'è proprio anche la registrazione del seminario precedente dove si va a spiegare l'utilizzo del fractal stesso. Ottima osservazione, nel senso che il fractal può essere utilizzato anche come stop reverse, nel senso che prima, se hai un ingresso long, tieni presente che poi sull'inversione praticamente tu puoi prendere, se non ha fatto almeno il movimento di un ATR, puoi prenderti in faccia il bello stoppone iniziale e poi però c'è un breakout del fractal ribassista e ti metti short. Ti presenta una strategia di breakout, quindi devi praticamente tradarti i vari breakout. È normale che per fare meno eseguiti uno può tranquillamente utilizzare un time frame di più lungo respiro.
Adesso non voglio dire che bisogna andare al mensile o al settimanale perché, vabbè, adesso qua sul mensile è clamoroso perché poi l'euro-dollaro dall'ultimo fractal 1,34 e 56, questo fa un po' sorridere, è andato solo giù. Beh, questo però poi cosa ha fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candele rosse di fila, l'ultimo mese ha fatto il candelone verde. Adesso ci sto ripensando, ma questo è bello, è normale che non fate trading sul settimanale, beh, sul settimanale ancora, perché è già sul mensile, no? Ma già sul giornaliero, che il giornaliero è già comunque, è già un time frame abbastanza lungo, sulle valute, le valute hanno questa peculiarità che sono sempre aperte, 4 ore è un'ottima via di mezzo, diciamo, tra chi vuole fare anche trading più tranquillo, avere operazioni di più lungo respiro e chi invece vuole essere più selvaggio. Ecco, io non consiglio sicuramente di andare sull'1, sui 5 minuti con una strategia di questo tipo. I 4 ore H1 sono sicuramente time frame da prediligere sulle valute, i 15 minuti è anche ottimo sull'indice. Antonio mi dice, ma canale di Donkey, la risposta è no, è un concetto simile, questo è un discorso che abbiamo spiegato bene nel seminario precedente, quello del fractal, è molto semplice. Guardate che poi la logica del fractal, magari uno non lo sa e tutto sommato chi se ne frega, però è anche un modo per fare trading sulle onde di Elliott, nel senso che la logica di Elliott è quello di isolare il mercato in onde, diciamo, per farla breve, tipo movimento onda 1, onda 2, ad esempio il fractal su quest'onda 3 ti fa prendere il movimento che c'è dalla ripartenza sul massimo dell'onda 1. Quindi magari se uno trada il fractal può anche dire che si sta tradando le onde di Elliott in una maniera molto più semplice, perché se voi mettete 10 esperti di Elliott davanti a un grafico è anche facile che i 10 esperti di Elliott ti tirano onde diverse. Col fractal invece è molto più semplice, tu ti vai a isolare l'ultimo minimo e l'ultimo massimo. E è un gioco da ragazzi, quindi tu hai sempre solo due livelli che ti tradi, o rialzo o ribasso, dipende da dove fai il breakout. Non è il sacro grande, anche il fractal, ci mancherebbe, prendete un bel 30% di stop, anche un bel 30% di operazioni chiuse a zero, però guardate, quel discorso di chiudere a zero le posizioni è davvero molto molto importante. Quello che paga è la differenza che fa un'operazione che ti fa guadagnare molti molti ti fa guadagnare molti ATR. Ecco, adesso per fare un esempio, dato che siamo qua, questo è un giornaliero, quindi l'ATR sarà molto più elevato, 120 pips, il movimento medio dell'euro-dollaro adesso, però vedi che dall'ultimo movimento ribassista, che è questa candela qua, a 1.11.29, finora ha fatto 260 pips, quindi giusto per utilizzare questo, appena rompe quel livello, il tuo stop loss era dalla parte opposta del fractal in quel momento, cosa fai? Lo sposti a zero quando il mercato ti ha fatto 120 pips di movimento, quindi quando il mercato è arrivato dopo 2 giorni o tre qua, 2 giorni qua, ok? Ora che ha fatto altri 120, quindi dal profitto di 120 pips siamo arrivati a 240, tu cosa fai? Sposti il tuo stop loss qua, assicurandoti quindi quei 120 pips iniziali di profitto. Poi se adesso il mercato continua ad andare giù bene, sposterai nuovamente quel livello, quindi questo è il modo di lavorare a scalini, come dicevo prima. Ogni 120 pips con valore da TR sposti a tuo favore lo stop loss, quindi il tuo stop. Poi quando il mercato ritraccia di 120 pips, quindi supponiamo che adesso il mercato torna a 1,1003, ti butta fuori, in questo caso ho guadagnato una TR. Purtroppo non capita sempre di guadagnare 6-7 ATR, però cioè, le strategie di rischio rendimento a 7, non è che, anche questo non è una. Qua non sei in grado di dare a priori, quando entri in posizione, un rischio rendimento della strategia perché non metti un take profit. Però è una strategia di breakout, la logica è finché la barca va, lascia andare. Tra l'altro, un indicatore di questo tipo, il fractal, lo vedremo domani in un seminario riservato ai nostri clienti di Swissquote. Abbiamo caricato questo seminario perché abbiamo appena fatto la fiera di Rimini, abbiamo attivato molti nuovi conti e quindi abbiamo deciso di andare a riprendere, appunto per soli clienti che si sono appena attivati a Rimini o sono già nostri clienti,
Il concetto di grid anti-grid, perché anche Rimini l'ho spiegato, l'asset advisory, il grid, questo sistema di trading che sta andando bene, poi dipende sempre come lo si utilizza ovviamente, domani alle ore 18, quindi mercoledì 27 maggio 2015 alle ore 18 italiane, andremo a fare un seminario riservato ai nostri clienti, nuovi clienti o vecchi clienti, però solo per clienti appunto, parlando di grid. Questo sistema può essere utilizzato anche per decidere quali possono essere i livelli di stop loss di un grid, perché ad esempio io su un breakout di questo tipo io posso fare trading tranquillamente non solo in maniera direzionale classica, cioè vendo l'euro-dollaro, ok? Ma posso fare trading ovviamente anche in maniera semi-direzionale, quindi dire ok, finché il mercato si muove, magari mi va bene che mi va giù, o magari mi torna un pochino su, senza andarmi a colpire lo stop loss dall'altra parte, che posso evidenziare con il massimo del pattern del fractal, mi va bene. Okay, dato che il grid è un concetto di fare trading non sulla direzionalità pure, ma sul fatto che il mercato, il prezzo non vada verso quel livello. Quindi io con il fractal posso isolare, posso cercare di capire quale è il livello giusto da indicare. Poi, tornando al discorso del trading direzionale puro, che è più semplice da capire. Quando ci sono movimenti di questo tipo, che il mercato prende parte, ti fa il breakout e se ne va, è lì che si guadagna, lì che si guadagnano i 5-6 volte la TR di cui parlavamo prima. Ad esempio, su questo breakout la TR era 118, il movimento che c'è stato poi è stato di 610 pips, ok? Quindi capite che sono pochi purtroppo quei movimenti che ti fanno guadagnare un bel po', però è normale che non si può avere una strategia che ti paga sempre 4 volte 5 volte il rischio, ok? Claudio mi dice, ecco, questa è una domanda molto interessante, perché anch'io qua mi sono fatto un po' di problemi e su questo sicuramente si può migliorare. E dice, perché mettere lo stop loss sul fractal opposto sia un rischio rendimento scadente? Ma guarda, qua più che scadente ti dico che il rischio rendimento a priori non lo calcoli proprio. Non conviene usare ATR anche per lo stop loss? Guarda, la risposta è bisogna fare delle prove. È normale che ogni cosa ha vantaggi e svantaggi. Anche a me non piace molto questa cosa di avere un rischio abbastanza, perché comunque il rischio, da quello che ho visto nei vari eseguiti, è comunque più alto dell'ATR. Quindi io quel discorso di rischio è per quello che insisto sullo spostare l'ATR. Lo stop loss in base all'ATR, perché tu prima cosa che fai togli il rischio, quindi appena il mercato si muove di un ATR che è un valore normale, cioè l'ATR ti dice quanto si sta muovendo questo strumento finanziario in questo time frame che mi hai selezionato tu, quindi è facile che si muova di un ATR, tu sposti lo stop loss. Il discorso qual è? È appunto questo che tu, Claudio, giustamente dici, perché non mettere lo stop loss di un ATR? Perché se metti lo stop loss di un ATR, è abbastanza facile che a quel livello mi venga preso, perché un ATR è un movimento normale su questo time frame. Quindi io devo per forza avere uno stop loss più lungo dell'ATR. Ok? E tutto sommato, se decido poi di mettere, che ne so, uno stop loss pari a 2 volte l'ATR, alla fine è la stessa cosa che mettere lo stop loss proprio la parte opposta del pattern. Ok? Quindi anch'io ho pensato questa cosa, è normale che ogni strategia ha le sue pecche, questa strategia prende sul stop loss, ci mancherebbe, guardate, ne prende. La chiave è chiudere quel 30-35%, questa è un po' la media d'occhio, di strategie a zero, di operazioni a zero. Quindi avere la pazienza che appena il mercato tira fuori di un ATR sposti lo stop, cosa che a me piace, oppure, se volete farlo, che è un pochino più pratico, mettere proprio il trailing stop pari al valore dell'ATR. Però purtroppo non si può mettere lo stop loss su un ATR perché sennò è normalissimo che ti venga preso quel livello. Infatti poi abbiamo questo nuovo software che è AutoChartis che potete vedere sul nostro sito swissquote.it. È fantastico perché ti dà molte informazioni sulla volatilità, abbiamo già anche di questo iniziato a parlarne, poi a brevissimo anche avremo un altro seminario su AutoChartis. Comunque per chi volesse usarlo già lo potete fare, c'è cioè in demo che è reale, basta scaricarlo, cliccare poi su qua e poi andarselo a installare sulla MT4, sia in demo che reale. In demo
c'è un ritardo di 5 candele, è normale che viene sempre incentivato l'attivazione di un conto reale che tutto sommato non ha neanche costi, anzi diamo anche un sacco di vantaggi. Riberto mi dice, basterebbe impostare la size in regione dei pips di stop per avere sempre il medesimo rischio. Bravo, qua mi fai un assist spettacolare, nel senso questo è importante soprattutto anche in strategie di questo tipo, perché ad esempio su questo fractal short qua il rischio è di 331 pips, vabbè questo è un daily quindi è normale, però prendiamolo 331 pips, ok? Su il movimento precedente, supponiamo questo, il rischio era di 191 pips, quindi che senso ha secondo voi dare più peso a questo eseguito short piuttosto che questo eseguito long? Nessuno, ok? Quindi io in termini di pips, di tick, avrò sempre un numero diverso di rischio, cioè qua rischio 196 e qua rischio 331. Io devo essere bravo per fare in modo che in termini monetari rischio sempre la stessa somma, cioè io su questo eseguito ci metto 200 euro di rischio, su questo eseguito ci metto 200 euro di rischio, poi chi ci mette 20, chi ci mette 10, chi ci mette 2000, per carità, che sia una frazione del proprio portafoglio. Per questo ci sono dei tool apposta, abbiamo parlato anche molto di questo, ad esempio Giuseppe Muscerelli e Chart Risk Manager, ci sono altri tool gratuiti, in passato ne abbiamo utilizzato anche un paio per un paio di seminari sulla gestione del rischio, quelli sono sempre discorsi davvero molto molto importanti. Vincenzo dice, sono arrivato adesso, volevo solo. Sì, poi ci sarà la registrazione, bravo, esatto. Datemi altri spunti, se no andiamo magari anche sul DAX, sui mercati americani, così parliamo anche un po' di indici. I 15 minuti sull'indice è fantastico. Vabbè, adesso vediamo il DAX, poi vediamo anche l'America, dato che è più operativa alle 6:35. Allora, movimenti della notizia, qua si vede questo movimento come ho commentato anche questa mattina nella sessione delle ore 11. I 15 minuti è il time frame da prediligere sicuramente sulle notizie, perché i 5 minuti o un minuto c'è molto rischio di erraticità del movimento, random walk, c'è il rischio di un po' di slippage sulla notizia, livelli troppo vicini. I 15 minuti in generale sull'indice è un buon strumento. I 15 minuti per chi vuole fare trading sulla notizia, anche sulle valute, è un ottimo time frame, perché così fate trading sul movimento che c'è successivamente alla notizia, quindi sul trend che può partire dopo la notizia, non tanto sui primi 3 secondi del movimento da notizia, magari erratico, che è sicuramente più aggressivo. Ad esempio, vedete questo movimento? Questo movimento è fuoriuscita dal canale dei frattali. Guardiamo la TR. La TR è 15 punti. Qua quanto ha fatto? Ha fatto 88 punti. Ok, 88 e 70, vabbè, 88 e 70, vedete che qua ci sono anche i centesimi ovviamente sul DAX, come sapete, quindi mi raccomando, quando vedete questi numeri non sono 8.700 punti di DAX, ma sono 88,70, perché la MetaTrader ve lo esprime nell'ultimo numero che c'è lì, nel prezzo, quindi il DAX sapete che quota 2 centesimi dopo la virgola, quindi 8.870 che vedete nella freccia lì dove ora è il puntatore, è il movimento che c'è dal livello di breakout a quel massimo, che non sono 8.870 punti, ma sono 88,70. Ok? Perfetto. Questo per farvi capire l'inutilità, a mio avviso, di mettere un take profit su una strategia di breakout, perché, pac, se c'è il trend, me lo seguo. Quindi non mi limito a guadagnare, che ne so, 2 volte ATR, ma mi limito a cercare di prendere il movimento esplosivo che c'è sul breakout. Questo lo dico anche perché nella teoria del trading, dell'analisi tecnica, uno dei punti più dibattuti nella storia penso che sia sul breakout, dove si entra, aspettiamo il test oppure no. A mio avviso, in una strategia così aggressiva, perché questa è una strategia molto, molto semplice, ma anche molto, cioè questa è molto semplice perché ho un massimo, un minimo, supporto e resistenza, che sono l'ultimo fractal rialzista, l'ultimo fractal ribassista, ed entro sull'esplosione di prezzi che c'è al di fuori di questo livello, no? Quindi al di fuori del canalino rosso e blu che vediamo, che è molto genuano o molto bolognese. Potete cambiarli anche quei colori se volete. Non, se siete juventini, non mettete il bianco e nero perché se avete già lo sfondo bianco
Poi va a finire che quello bianco non si vede. Quindi, cosa stavano dicendo? Che non bisogna limitare, a mio avviso, questa cosa. Per rispondere invece alla domanda più importante della teoria del trading, dell'analisi tecnica, sicuramente su questa strategia è meglio non aspettare la conferma del breakout. Quindi, quel discorso di dire: non entro su questo livello, aspetto che ci sia un movimento, un test ed entro al rialzo, di sicuro non fatelo, perché questa strategia quando è che vi paga? Quando c'è un movimento forte. Quando c'è un movimento forte, boom, quel livello viene preso, buttato via e il mercato parte. Cioè, tutta questa strategia alla fine vi fa guadagnare, se riuscite a prendere un bel po' di eseguiti, vi fa guadagnare molto da un eseguito su 10 che vi fa guadagnare 5-6 volte rispetto alla media dei 3 eseguiti, punto. Bisogna esserci dentro a questi eseguiti. Bisogna avere pazienza. La pazienza del pescatore, come dico io, nel trading ci vuole. Edda mi dice: buon pomeriggio, mi sono appena collegata. Cosa intendete per ATR, please? Guarda, l'ATR, questo lo dico comunque sempre per tutti, poi ribadisco che qua abbiamo fatto un seminario teorico dove spiegavo proprio tutto il fractal dell'ATR in un'ora, quindi molto più tempo, quindi ti chiedo eventualmente di chiedermi il link, poi c'è anche il nostro canale YouTube, info@swissquote.it, la nostra mail. L'ATR, Average True Range, ti misura la volatilità di questo strumento finanziario e la sua volatilità storica, quindi lo utilizziamo in molte strategie di breakout, come questa, per farti capire come gestire il rischio. Quindi l'ATR lo utilizzo per spostare lo stop loss, non per mettere take profit, cosa che abbiamo ribadito fino a questo momento. Tieni presente che questo seminario è registrato, quindi bisogna vedersi il seminario precedente e rivedersi questo che è più pratico. L'ATR, comunque ribadisco ancora, è la mia metodologia per spostare lo stop loss, che io preferisco, oppure volendo potete utilizzare il valore dell'ATR come trailing stop. Il concetto è molto simile, un pochino diverso, però va bene lo stesso. Non metto il take profit perché è una strategia di breakout e quindi il mio motto è: finché la barca va, lascia andare. Cioè, quando parte un trend forte, sono sicuro che seguo il trend e vengo buttato fuori quando il mercato ritraccia di più di un valore dell'ATR. Quindi ho praticamente riassunto un'ora di seminario precedente con l'ultima frase. È anche bello fare il recap di questo tipo. L'importanza del spostare questo benedetto stop loss è questa: quando ci sono questi movimenti blandi che accadono frequentissimamente nel 30% dei casi, vedi, questo è un breakout, qua c'è il breakout, non sicuramente forte, c'è un breakout, poi guarda, il prezzo rimane lì. Però tu ormai qua ci sei dentro, non c'è un modo, anche prima c'è una domanda, e se il mercato ti va contro c'è un modo per uscirne prima? Eh no, una volta che sei dentro, perché se tu ti fai venire l'ansia da prestazione, cioè appena entri nella strategia, dici, vai in panico perché dici: voglio avvicinare il mio stop loss, così perdo di meno. Bravo, è più probabile che ti venga preso. Magari una volta parleremo di cono di volatilità. Il cono di volatilità è poi semplicemente una forma geometrica che ti viene messa direttamente sul grafico, la forma di cono. Praticamente ti va a dire, anzi vorrei farmi fare anche un indicatore su questo, ti va a dire qual è il movimento atteso nelle prossime barre per questo strumento finanziario. È molto interessante, anzi, in AutoChartis c'è una cosa simile, che è l'indicatore della volatilità. Adesso non posso spiegarlo, ma vediamo se perché non viene caricato in questo momento, però vabbè, lo spieghiamo più una volta con calma, perché poi c'è tutta una parte su internet di questo davvero molto molto interessante. Ti dice per lo strumento finanziario qual è il suo movimento atteso. Ok? Questo è molto interessante. E quindi quello che io dicevo prima, perché giustamente prima c'è stata un'obiezione: perché lo stop loss non lo metti pari ad un ATR? Se no, la parte opposta del fractal è troppo lontana. E da una parte è vero, però il problema è che se tu metti il tuo stop loss all'interno dell'ATR, è probabile che ti venga preso perché fa parte di un movimento normale del movimento di mercato. Cioè,
E come tanti che dicono, oh, metto lo stop loss, mi viene preso. Vabbè, se tu metti lo stop loss a 5 pip sull'euro dollaro, diciamo che magari hai un take profit a 100 pips, uno stop loss a 5 pips, 19 volte su 20 il tuo take profit, il tuo stop loss viene preso, ma non è che viene preso dal tuo broker che è in malafede contro di te, poi per carità magari ci sono pure quelli che non sono regolamentati tutto quello che vuoi, ma è un movimento normalissimo di mercato, perché poi il mercato per 2/3 del tempo, grosso modo, si muove in maniera erratica, va su, va giù, non va da nessuna parte, poi boom, parte un trend. Quando c'è il breakout di uno dei livelli del fractal, per esempio, lì allora con questa strategia sei sicuro che ci stai dietro. Ecco, ho messo una valuta, quindi l'indicatore della volatilità è entrato in funzione. Lo vediamo su un timeframe più piccolo, che non può essere inferiore a 15 minuti, quindi mettiamo proprio il 15 minuti. Adesso qualche secondo per far ragionare il software. E AutoChartist ti va poi a caricare i, zoomiamo un pochino, i movimenti attesi nei prossimi minuti. Cioè, vedi, lui ti dice, nei prossimi 240 minuti, a seconda della volatilità media delle ultime sedute di questo strumento finanziario, questo euro-dollaro, mi aspetto, per probabilità statistica, adesso non è che ti dice lui, per carità, la scienza esatta, che, mettiamo un evidenziatore, mettiamo un colorino un po' tenue, che l'euro-dollaro, il prezzo dell'euro-dollaro, mi sta qua dentro. Scusa, 240 minuti questa sotto, questa e questa. Ok? Quindi il tuo take profit può stare lì dentro. Il tuo stop loss, se sta lì dentro, è dipende che orizzonte temporale hai. Infatti, vedi che AutoChartis con queste semplici lineette ti mette proprio il numero di minuti. Ok? Quindi nel prossimo quarto d'ora mi aspetto che stia qua dentro. Quindi, se ho un take profit, io voglio aumentare le probabilità che lì mi venga preso, quindi lo posso mettere dentro il mio take profit. Cioè, è inutile che se ho un obiettivo temporale di fare un trade di 15 minuti, metto il mio take profit qua, perché lì a 1,0974, dove adesso sono andato casualmente, quel movimento non me lo tendo neanche nelle prossime, nei prossimi 1440 minuti, ok? O nelle prossime 4 ore, 240 minuti. 1440 minuti, ok? È quello che è scritto qua, vedete, che per ogni linea ti mette il numero di minuti di movimento, quindi c'è il grafico orario, 60 minuti, poi questo un po' di AutoChartist ne abbiamo già parlato, lo riprenderemo, però giusto per farvi capire questo concetto quanto sia importante, perché poi molti dicono, che sfiga che c'ho io, sempre il mio stop loss mi viene preso, vabbè, dipende che orizzonte temporale hai tu. Cioè, se tu vuoi fare trading, lo stop loss magari mettilo oltre il tuo ATR, perché l'ATR è il movimento normale di questo strumento finanziario su questo time frame. Quindi l'ATR ti dice un valore della volatilità del mercato e della volatilità storica, per capirci, in termini di pips, perché la volatilità storica si misura in percentuale. L'ATR te lo dice invece proprio in termini di pips, che è proprio più semplice. Quindi, al di là anche dell'indicatore di AutoChartis, che può essere una cosa utile, per rimanere sul semplice, l'ATR già ti risolve tanti problemi. Quindi il take profit può stare dentro l'ATR, lo stop loss, a mio avviso, non deve stare dentro l'ATR, perché è normale che il mercato nei prossimi X minuti quel movimento lì te lo fa, e quindi è probabile che se ci metti lo stop loss lì dentro ti viene preso. È normale che questo discorso non deve sfociare. Allora non metto lo stop loss perché poi va a finire che basta un trade per rovinarti i portafogli. Vincenzo dice: per l'euro-dollaro conviene chiudere in serata e portare a casa il guadagno, si prevede che la pressione ribassista prosegue. Beh, nel senso, no, dipende sempre come ragioni. Ecco, con una strategia ben definita, ecco, anche il vantaggio di avere una strategia ben definita. Io faccio questo quando succede questo, un piano di battaglia a priori di entrare, come la strategia sui fractal, come abbiamo discusso finora, ti fa anche stare tranquillo, perché se tanto tu sai, allora, quando tu prendi questo segnale short, che c'è stato qua, adesso lo andiamo a evidenziare con questa linea tratteggiata che la sposto, il segnale short c'è stato sulla rottura di questo livello qua, ok? Poi ci mettiamo anche un po' di 1,10, ok? Tu sai cosa fai? Allora, se va qua, tu non è che vai in panico, chiudi e accetti la perdita.
Cioè, tu quando entri, lì hai la perdita. Tu quando entri devi sapere anche quanto rischi, cioè da qua a qua sono, posso vederlo subito, X pip. Sono 207 pips, vabbè, questo è un 4 ore. Però 207 pips dovete fargli corrispondere ad un valore monetario. Voi avete il conto in euro e dite, ok, io per ogni trade perdo 50, 10, 200, 1000, ognuno ha la sua disponibilità economica sul conto trading. In percentuale deve essere molto poco, per carità, abbiamo parlato molto di questo. Però voi dovete perdere 207 pips, ok? Ma 207 pips devono corrispondere a poco. Ci sono tool per fare questo calcolo. Cioè, tu non è che devi dire, ok, io entro con un lotto, io entro rischiando 200 euro, ok? Quindi in questo caso si entrava con 0,1 per capirci. Poi, so che se il mercato mi va a favore di una TR e la TR qua sul livello di breakout era 53 pips, bene, il mercato mi va a favore di una TR, il mio stop loss che inizialmente tenevo dalla parte opposta del pattern, che evidenziamo in blu, lo spostiamo già al livello di ingresso. Ok? Quando il mercato si è mosso almeno di un ATR, quindi ha fatto i suoi 53 pips, quindi l'ha fatto qua su questa candela rossa. Ok? Quindi di cosa fate? Il vostro stop loss da qui lo spostate al livello di ingresso. Poi, se il mercato ritraccia e torna su, chiudete a zero. Purtroppo, guardate, questa è una cosa noiosissima, forse la cosa più noiosa nel trading. Ma avete tolto il rischio. Voi appena fate questo passaggio e il mercato si è mosso di 53 pips, che è una cosa normalissima, avete tolto il rischio. Siete psicologicamente tranquilli. Magari poi aprite altre posizioni nel frattempo su altri strumenti finanziari. Però sapete che questa, tac, danno non ve ne fa più. Poi è normale che se il mercato vi dà favore ancora di altri 53 pips, quindi continua a scendere come ha fatto poi sulla candela successiva. Siete ancora più tranquilli perché vi assicurate, spostando ancora lo stop, 53 pips di guadagno. Poi sale ancora giù di altri 53 pips, vi assicurate i 53 pips di guadagno che diventano 106, poi eventualmente diventano 159. In questo caso non avete un take profit ben definito, c'è una strategia di breakout, quindi voglio che il mercato parta il più velocemente possibile e vada. Se non lo fa, per carità, bisogna accettare i propri stop loss, eccetera, eccetera, perché se il mercato prende e va dalla parte opposta, voi sapete che avete perso quei soldini ben predefiniti che avete messo sul portafoglio. L'osservazione molto interessante di prima è stata, ok, allora perché lo stop loss non lo metto anche una TR? Perché se no questo rischio mi sembra troppo. È semplicemente perché se lo stop loss lo metto in una TR, quindi grosso modo qua stava a 53 pips, quindi qua lo stop loss. È normale che quel movimento possa essere fatto molto probabilmente, e quindi molto probabilmente quello stop loss ti può essere preso. E questa è la logica. Ok? Mi chiede Dolly, scusa Stefano, il webinar precedente del 14 maggio di 1 ora e 16 minuti? Sì, è quello su 3D Fractal si chiama, è su YouTube. Ok? Ti ringrazio sempre, molto chiaro, dice Vincenzo. Perfetto, no, grazie a voi. Dollar Yen, mi chiede Marco. Dollar Yen, sì, l'abbiamo un po' visto stamattina. Beh, questo è un 4 ore. Ecco, è normale che i movimenti di breakout sono questi. Adesso magari qua mi hai fatto anche un po' un assist, però i movimenti di breakout. Dollar Yen, guardate, adesso non lo dico più. Però nel tempo CHF, il franco, non contro euro, perché poi fino a 15 gennaio non si muove più, ma USD CHF e Gold sono gli strumenti finanziari che almeno ho utilizzato io, poi magari ce ne sono stati molti altri che non ho utilizzato, che con questa strategia hanno pagato di più. Adesso io da gennaio il CHF non lo nomino più, non perché ho avuto danno io, ma perché per carità non è stata fatta una bella mossa, quindi la banca svizzera ha perso un po' di credibilità, quindi CHF è un po' uscito dal mio vocabolario. Lo yen è comunque una valuta che si muove molto come il CHF, c'è un discorso di correlazione molto alto, quindi lo yen poi è stato sempre molto in trend negli ultimi 3 anni, anche di più. USD yen è sicuramente anche un ottimo strumento, AUD USD, NZD USD fantastico, il gold, il silver, la sterlina. L'indice io
al momento, almeno per diversi motivi, li uso un po' meno, però sicuramente lo standard puro potete utilizzare. Però se posso darvi proprio delle valute in particolare, USD Yen, GBP USD, l'euro dollaro, USD CAD, AUD USD, NZD USD soprattutto, sono ottimi da tradare con queste. Le corone, soprattutto di KK, decisamente no, sono euro di KK, non tradatela con il fractal, magari con la regressione lineare sì. Ok? Comunque, visto lo spunto che abbiamo ricevuto in chat da Marco, dollaro yen con il movimento che abbiamo visto anche stamattina nella sessione delle ore 11, è normale che sposa perfettamente tutto quello che abbiamo detto finora. Vi fa pagare un eseguito su 10, vi fa pagare moltissimo, è lì che pescate molti pips. Ok? Un fractal come questo vi fa guadagnare molto, molto, molto. Sono questi gli eseguiti che mi fanno. Ecco, gli eseguiti. Qua abbiamo due esempi fantastici, uno di fila all'altro. Abbiamo prima quello che ti frega e poi quello che ti ripaga 10 fregature precedenti. Quello che ti frega è questo breakout che sembra bello magari all'inizio perché c'è una candela, pum, bella decisa. Adesso evidenziamola col giallo. Questa qua. Una bella candela, vedete questa candela rossa come ha rotto bene al ribasso questo livello qua. Pum! Lì rompe, poi magari va giù, c'è quella candeletta seconda rossa che sembra che dice vai, 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 poi basta, poi riparte completamente dalla parte opposta. Quello ti frega, cioè questo movimento di rottura non ti fa neanche questo benedetto normalissimo TR che dovrebbe farti. E questo è il momento, questo è l'unico momento che ti frega, però è normale che ci sia un momento che ti frega nel trading come in tante situazioni della vita. Questo movimento che, pum, spara, ti fa fare l'eseguito, non si muove neanche di una TR, perché se si muovesse di una TR metto a zero, quindi mal che vada a rischio zero, perdo zero. Quindi questo è il movimento da stop loss. Lì perdi i soldi, lì perdi i soldini che ci hai messo, pum, su quell'eseguito lì. A dimostrazione che anche il fractal non ti farà guadagnare sempre. Invece, eseguiti come questo e successivamente questo, pum, 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 ti fanno guadagnare dalla parte giusta. Questo è un 4 ore dollaro yen. Questo, pa, uno volendo potrebbe solo fare 4 ore sul dollaro yen, volendo. Questo è bello, tra l'altro, perché quindi qua abbiamo visto la fregatura e poi abbiamo visto il movimento normale. È un discorso molto interessante. Se voi fate questo è un long, no? Quindi prima abbiamo visto questo eseguito di stop loss. Questo invece è un bel long, un bel fractal rotto rialzo, un segnale rialzista. Ok? Concordate con me? Ora sto tutto disegnando in giallo così non si vede più il grafico. Quindi questo qua che rievidenzio, oh mio Dio, l'evidenziatore, è un bel long. Questo è un altro long. Questo è fantastico perché si chiama piramidare. Cioè piramidare vuol dire entrare a favore di trend. Quindi io sono già long su una strategia, su un trade, il primo questo sotto, che mi fa guadagnare. Questo trade inizialmente è il mio stop loss qua, che poi sposterò a zero. Capite che quando mi fa il secondo eseguito, quello sopra, sempre in fucsia, che adesso ricalco in blu. Ok, lì io sono già long sul dollaro yen, ho già spostato il mio stop loss perché sicuramente lì mi ha fatto la TR, e quindi lì ha molto senso entrare ancora con un'altra strategia long. L'importante è che voi gestiate il rischio della prima strategia come da copione della prima strategia. Quindi io sono già long sul dollaro yen, l'ho portato free risk, ci posso mettere altri soldi sopra perché sono già free risk. Cosa al contrario di quello che dico sempre, non mediare, perché mediare vuol dire io compro un'azione a 10, il mercato mi va contro, ci metto altri soldi sopra, quindi sto aumentando l'esposizione a rischio sulla stessa strategia, quindi se perdo mi frego 2 volte, anche 3, anche 4. Invece qua, sei long, il mercato ti va a favore, capita anche quello, sposti lo stop loss a zero, mal che vada da quella strategia non perdi più, puoi solo guadagnare o chiudere a zero, poi cosa succede? Ti capita che tac, il mercato continua ad andare su, si è formato un altro fractal, mi danno un segnale long che posso tranquillamente prendere, così avrò la prima strategia long ormai senza rischio,
La seconda strategia, tac, l'apro adesso. Ok? Poi se il mercato ti va su, guadagni dalla prima e guadagni dalla seconda. Dalla prima già sei in guadagno, dalla seconda prima sposti e togli il rischio, quindi dalla prima guadagni, dalla seconda il rischio lo metti a zero, poi se ti va bene, se ti va ancora bene, guadagni sia dalla prima che dalla seconda e ti assicuri sempre più profitto, fin quando il mercato non ritraccia di almeno una TR, panca e ti butta fuori di qua e di là. Edda mi dice, molti broker sul CHF chiedono marginature pesanti, addirittura non fanno più lavorare. Noi, guarda, sì. GBP CHF, che tu mi evidenzi anche un ottimo strumento per carità, comunque potete lavorare con CHF. Io non lo consiglio perché poi non si sa mai che riprendono, dicono no, riancoliamolo a 1,10. Ci sono tante valute. Tanto come si muove il CHF, si muove lo yen, quindi comunque per carità, comunque puoi lavorare tranquillamente in leva sui CHF. Daniele, ci potresti dare un esempio di tool per il calcolo dei punti euro su MT4? Ce l'ho, te lo posso inviare, info@swissquote.it, te lo posso inviare, non ho problema, non l'ho creato io, te lo mando. Poi c'è il chart risk manager di Giuseppe Musciarelli che è davvero molto completo, però lì devi andare sul suo sito provatrading.eu, eventualmente provalo, c'è comunque anche la versione trial, la versione di prova, poi il costo è modico per carità, però non è gratuito, quindi eventualmente vai sul suo sito, chiedi la versione di prova e poi valuta. Quello è completo perché ti fa tutta la gestione del portafoglio anche, ti fa il click con gli eseguiti dal grafico, è molto 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 bello. Sto cercando altre domande. Dolly mi dice, questa strategia si può applicare alle azioni? Grazie. Guarda, io sono molto forex oriented, molto gold, molto silver, molto indici, anzi ormai molto forex più che indici. Alle azioni magari sì, penso di sì, è normale che anche lì magari non lo fai su General Electric, lo fai su Tenaris, che è un'azione che spara. Devi cercare tendenzialmente uno strumento che abbia una volatilità storica un pochino più alta. Poi è un po' tutto relativo, perché uno dice ok, io faccio il mio dollaro yen GBPUSD, che me ne frega di farlo su 50 azioni, che poi c'è sempre anche lì il rischio gap. A me piace il forex ormai da quando ho iniziato a fare trading sulle valute, perché comunque è sempre aperto e quindi non è che uno sta 24 ore davanti al grafico, però elimina di molto quel rischio limitato al gap, nel senso che sapete, no? Le azioni italiane chiudono alle 17:25 e riaprono alle 9, quindi riaprono sempre in gap, come l'indice italiano. Già il DAX trada dall'8 alle 22, quindi il gap è più limitato, gli indici statunitensi tradano 23 ore su 24, il Forex 24 su 24, quindi è meglio avere una trattazione di continua perché così non vengono saltati i livelli tendenzialmente. Il Forex chiude solo il venerdì sera per riprendere la domenica notte, quindi questo problema di ogni notte che c'è sulle azioni, sul Forex, è molto più limitato al weekend, quindi è un quinto, diciamo. Sì, andiamo a vedere GBPUSD, come mi chiede Walter. GBPUSD, anche qua, vabbè, questo è un 4 ore, quindi un ottimo time frame, ha rotto. Ecco, tra l'altro quando ci sono due frati allineati forse è meglio ancora, perché il breakout tendenzialmente su quei livelli, nel caso ci fosse, tante volte non c'è, è più marcato. Questo è lo stesso discorso, questo è un H4, ecco, quindi guardate, per dirvi, sulle valute utilizzate tranquillamente H4. Se volete fare più eseguiti, tradate più valute. Ridurre time frame, almeno io ho notato che è un pochino complicato, poi ci sono molte opportunità anche riducendo time frame, però visto che l'incidenza dello stoppone incide, quindi il Nasdaq e il Russell sicuramente sono da prediligere sul mercato americano, il 15 minuti, come ho detto, sicuramente in generale sull'indice è da prediligere. In particolare anche il DAX, l'Euro Stoxx, il FTSE inglese, ecco il DAX lo potete tranquillamente utilizzare con i fractal, il DAX decisamente sì con i 15 minuti. Nulla da dire, ecco, breakout molto lineari, vedete qua c'è prima questo breakout rialzista, la TR qua è 3,77, qua di movimento ne ha fatto 16,80, quindi 5 volte la TR, poi ha testato nuovamente questo livello. Vedete questo livello di fractal, questo qua non è stato superato, questo qua non è superato, questo qua non è stato superato, non ha dato cosiddetti falsi segnali, qua è stato molto pulito da 4502, è sceso, questo anche è molto interessante, vedete la volatilità sta aumentando, 6,54, qua ha fatto un movimento di 38,
quindi 6 volte la TR, non ha mai ritracciato qua si vede a occhio di 6 volte. Ora il Nasdaq sta facendo questo nuovo test su questo livello, potrebbe rompere 4.463 ancora a ribasso? Non lo so, se lo fa possiamo entrare short, diversamente non entriamo proprio. Se rompe 4.477 possiamo entrare long. La logica del fractal è questa. Quello che è successo in passato non mi interessa più, io prendo l'ultimo frattale, dimentico tutto il resto, quindi a me interessa sempre, sempre l'ultimo long e l'ultimo short. Se esce, trado sul breakout, ok? Questo non è quello che diceva Bill Williams, eh? Bill Williams è colui che parlava molto di fractals, la MetaTrader gli dedica proprio anche tutta questa sezione, ai vari indicatori, eccetera, eccetera. Io ho letto il libro di Bill Williams, ho visto, boh, è un'altra strategia. Quella proposta da Bill Williams invece è trading all'interno dei fractal con 5 oscillatori di conferma. Io mi rifiuto a avere 5 oscillatori di conferma, io ho 2 livelli orizzontali e faccio trading sul breakout. Adesso mentre parlo il Nasdaq sta rompendo quel livello lì. Può essere molto interessante. Sandrino mi dice, si entra alla chiusura della candela, alla rottura del fractal. Qua si fa trading sul breakout secco, come dico io, è una strategia molto violenta, quindi spero di avervi trasmesso la violenza di questa strategia. Quindi si entra proprio sul breakout, pum, quando entra, quindi non in chiusura, perché il problema è che i breakout violenti sono quelli che ti fanno pagare, sono quelli che ti danno indietro gli stop loss presi in passato, 10 stop loss ti vengono pagati tutti in una volta da un singolo breakout, però bisogna poi beccare anche quei trade. E vedi, sono candele ad esempio come questa, che vedi? Cioè qua non ha messo il discorso del test, perché se tu devi aspettare il movimento di questo tipo che il mercato. Allora, già se entri nella chiusura di questa candela, entri qua, però di esempi così ne trovi un sacco con i fractal, non è un esempio isolato questo, quindi vedi che già entri molto più lontano. È normale che hai quel rischio che abbiamo visto prima, che ti fa quella piccola rottura di quel livello e poi ti va dalla parte opposta. Purtroppo questo è ineliminabile, nel senso di ogni strategia, cioè, c'è il rischio da correre, per quello che bisogna metterci il numero di soldini opportuno sulla singola posizione. Sandrino dice, ok, sono d'accordo, facilmente farò un pullback. Eh sì, quel discorso appunto del pullback è, come dicevamo prima, nella letteratura dell'analisi tecnica, una delle domande più ricorrenti è breakout, aspettare il test oppure no? Sicuramente su questa strategia vi dico di no, perché aspetto il pullback e poi rientro, ci può stare in molte strategie, ci mancherebbe. In questa io vi posso dire sicuramente no, perché come vi ho detto finora, il trade che qua vi paga è quello violento, tipo quindi come questo che vediamo qua, questo che abbiamo visto appena adesso qua, questo che magari spero, magari vediamo anche adesso, cioè non perché voglio che il Nasdaq crolli, però se uno magari prende uno short qua sul Nasdaq, spero che venga premiato nei prossimi minuti. Bene, abbiamo già visto anche un bel po' di esempi, questo può essere già molto interessante. Operatività multi-time frame, mi chiede Giovanni, questo sì, è davvero molto interessante, nel senso che se volete complicarvi un po' la resistenza, che però qua non so come si fa molto, l'approccio multi-time frame con altre strategie, con il MACD, l'abbiamo già commentato, anche con la regressione lineare. Con i fractal, secondo me, eccolo che ha breakato, sceglietevi un time frame e tradate quello. Non inferiore a 15 minuti sicuramente per gli indici. Sulle valute sono stato abbastanza fermo su 4 ore, è normale che se ognuno poi ha delle preferenze, dice ok, guarda, 30 minuti sulle valute, sto facendo un sacco di soldi, lo può condividere, condividere l'informazione. Io utilizzo anche molto il mio canale Twitter, che è semplicemente Stefano Gianti, per accettare anche post di tweet, post, messaggi di operatività, di trading, ecco, quindi lo utilizzo molto anche per la condivisione di idee di trading. Perfetto, io vi ringrazio della vostra partecipazione, dei vostri spunti operativi. 800 248 261 il nostro numero verde, info@swissquote.it la nostra mail.
Perché attivasse il conto trading, vi ricordo, nel mese di maggio facendo tutto, anche il primo versamento che deve arrivare entro la fine del mese, quindi siamo agli sgoccioli, verrà premiato con un extra credito di euro 100 che verrà da parte di Swissquote sul vostro conto trading, diciamo una vera e propria spesa di marketing che verrà caricata sul vostro conto trading. Si può iniziare a fare trading anche con i micro lotti sulle valute, l'effetto leva lo scegliete voi al momento di attivazione conto, arriva fino a 400, però ognuno può scegliere il suo effetto leva anche 1-1 volendo. Rimaniamo a disposizione per tutte le informazioni. Vi ricordo ovviamente che tutte le informazioni fornite e l'opinione espressa in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consiglio per attività di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate. Questo è sempre importantissimo da ribadire. Swissquote.it, il nostro sito, per avere tutte le informazioni del caso. Diversamente potete procedere direttamente con la compilazione del form online, ci si impiega circa 5 minuti, poi ci inviate due documenti come carta d'identità e patente, per esempio. Per l'attivazione del conto ricevete una mail di benvenuto con in allegato un PDF che contiene numero di conto e vostra password, e poi basta disporre per un bonifico che si può fare con bonifico bancario, carta di credito oppure Skrill con portafoglio elettronico. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona serata e buon trading. Stefano diceva, si può abbinare un super trend a 1? Io ho abbinato un super trend a questa strategia, però è normale, a 3. E tutto sommato non filtra quasi eseguiti, quindi è un po' superfluo perché poi la logica è abbastanza simile.